È necessario liberare la gente dalle superstizioni. Non ha importanza come corre la Madonna, se si inclina o meno, in quanto quello che conta è solo il significato della Pasqua che ci porta ad avere speranza. Sono le parole di Don Gilberto, pronunciate ieri, prima della benedizione, che ha aperto i sorteggi della confraternita di Santa Maria di Loreto. Un messaggio che la diocesi di Sulmona-Valva intende far inculcare nella mente delle persone per uscire definitivamente da tutti i significati che si ricavano dalla corsa di Maria verso Gesù, cioè che la corsa deve avvenire dritta e che il mantello nero deve cadere e che le colombe devono alzarsi in volo, altrimenti la primavera parte sotto i peggiori auspici, il raccolto non sarà buono e l'inverno sarà duro. Don Gilberto ha espresso un secco no al profano e a tutto ciò che non ha carattere sacro. Con questo spirito si entra nel vivo della Settimana Santa. Pur non essendo funzioni, i sorteggi del lunedì sera rappresentano un appuntamento importante per l'organizzazione dei riti pasquali. I sorteggi dei lauretani si sono svolti nella chiesetta di Santa Lucia. Tanta l'emozione fino ad arrivare alla scelta di chi effettuerà la corsa. I nomi dei componenti di ciascuna quadriglia, trascritti su un apposito foglietto, sono stati estratti dal piccolo Stefano Ricottilli per quel che concerne appunto la corsa. La sorte ha voluto che nell'urna tra i sei bussolotti pescasse quello dove c'era il padre Emidio. Emozionante la scelta della quadriglia composta da Davide Guido Cisterziense, Emidio Ricottilli e Domenico Giovannucci, i primi tre all'esordio nella corsa con la statua della Madonna. In precedenza la mano della piccola Alice di Natale aveva estratto per lo stendardo Armando Pietrini, Giampaolo Luongo, Angelo La Civita e Giuseppe Rapone. L'estrazione si era aperta con quella della scorta alla Madonna, che sarà curata da Carmine Di Cintio, Mattia Marinucci, Gianluca Signoriello e Walter Rossi. Questi gli altri sorteggiati: al Cristo Pasquale Teti, Giulio La Morticella, Giuseppe Gianluca Tuminelli; scorta al Cristo Andrea Rapone, Giuseppe Pera, Fausto Proietti e Antonio Sant'Angelo; croce Vittorio Di Bacco, Alessandro Petaccia, Salvatore Presutti, Francesco La Morticella e Marco Proietti; San Giovanni, Vincenzo Valentini, Fabrizio Litigante, Emidio Verrocchi e Fabrizio Centracchio; San Pietro, Fabrizio Filippi, Marco Lagatta, Umberto Ramunno ed Antonio Liberatore. Scorta alla statua di San Giovanni, Pasquale Ricottilli, Michele Carrozza, Manuel Bartoli ed Alessandro Pagliaro. Scorta alla statua di San Pietro, Gianluca Cola, Davide Sant'Angelo, Dennis Rossi ed Enrico Diana. Mazzieri, Mario Lattanzio, Sandro Di Paolo, Pietro Molinaro ed Angelo Federico. In contemporanea, nella sede dell'Arciconfraternita della Santissima Trinità, sono stati scelti i confratelli che animeranno la processione del Venerdì Santo. La bara del Cristo morto sarà portata dalla prima quadriglia, composta da Lucio Silvestri, Pierfrancesco Carrozza, Giuseppe Colangelo e Danilo Cinotti, e dalla seconda, formata da Giuseppe Ciotti, Angelo Trovarelli, Sergio Iovita e Salvatore Venti. Per la statua dell'Addolorata è stata scelta solo la quadriglia con Bruno Spagnoli, Cosimo Acquaro, Antonio Cacace ed Antonio Malvestuto. L'altra, essendo stata presentata incompleta, non è stata accettata. Il compito di assegnarla spetterà ora al Consiglio Direttivo dei Trinitari. Al tronco si alterneranno Ettore Paolo Antonio, Giacomo Colangelo e Guido Ciotti, Mazzieri, Franco Caldarelli, Giuseppe Fuggetta e Domenico Mancini.